escursioni, paesaggi, camminate, salti, tuffi, amori, scoperte, imprevisti. Insomma, le storie dopo l'avventura. Questo è Blog Notes. Ciao, siamo i gemelli Vespa. Io sono Jack. Io sono Cespo. In questo viaggio vi portiamo in Australia. Il nostro viaggio consiste nel percorrere le strade australiane partendo dalla città comune di Adelaide e percorrere il viaggio singolarmente, io nella West Coast e io nella East Coast, ed incontrarci all'estremo nord del continente australiano nella città di Darwin. Quando ci siamo trovati finalmente a dover partire è stato molto emozionante ed è stata anche la prima volta che abbiamo provato a caricare le nostre vespe con tutti i nostri bagagli e quindi è stato un momento del tutto particolare. La East Coast, come tutta l'Australia, è ricca di posti bellissimi dove ci si può fermare a fare fotografie. Un consiglio che vi posso dare è di tenere sempre la macchina fotografica a portata di mano per non perdere gli scatti migliori. Le strade australiane fortunatamente non sono come le strade italiane, quindi non ci sono tutti i veicoli che ci sono qui in Italia e quindi è molto più agevole dal punto di vista del traffico. Sydney e Melbourne sono le città più grandi dell'Australia. Sydney, con i suoi 4 milioni di abitanti, è una metropoli a misura d'uomo. L'Opera House e l'Harbour Bridge nella sua baia la fanno da padrone e sono l'invito più classico per i turisti da queste parti. Andando invece verso il Western Australia si lasciano le grandi città per dare spazio al deserto. Il Western Australia è famoso perché un tempo molte persone provenienti da tutto il mondo si sono recate qui alla ricerca del metallo più prezioso del mondo, ovvero l'oro. In questo stato si trova una delle cave più grosse del mondo e in particolare nelle vicinanze c'è la possibilità di visitare una di queste, di fare un tour dove praticamente le guide ti mostrano come si faceva un tempo la ricerca dell'oro, un giro all'interno delle miniere e come ultima cosa viene proprio fatto vedere il procedimento che porta alla creazione di un lingotto d'oro. Il 3 aprile finalmente ci siamo rincontrati a Darwin, a nord dell'Australia. Dopo aver festeggiato il nostro 30° compleanno ci siamo rimessi in viaggio, questa volta insieme sulla strada che ci riporterà verso Adelaide. E dopo tutti i mesi passati sul continente australiano siamo finalmente di fronte all'ultimo chilometro. Ripercorrere al contrario la strada che aveva dato inizio alla nostra avventura è un'emozione incredibile. Se volete sapere di più sull'Australia, contattateci su Net Geo Adventure. Io sono Jack. Io sono Cespo. Noi siamo i gemelli Vespa. Ciao!